Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento con l'intervista, la nostra trasmissione d'approfondimento. Vi presento subito i nostri ospiti. In studio con me il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola. Bentrovato Di Paola. Buonasera e grazie per l'invito. Referente del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Collegato invece via Skype il collega Gerry Italia, che saluto e ringrazio. Buonasera Gerry. Ciao Filippo, un saluto ai tuoi telespettatori. E allora parleremo di politica, iniziamo parlando del Movimento 5 Stelle, più avanti parleremo anche delle vicende della regione siciliana. Intanto il vostro partito si sta riorganizzando sotto la guida del presidente Conte, state cercando di darvi una struttura anche territoriale. Lei, in qualità di referente in Sicilia, sta seguendo questi movimenti nell'isola. Ecco, a che punto è questo passaggio importante nella vita di un partito? C'è grande fermento, noi stiamo cercando ad alimentare quell'entusiasmo che è nato anche durante la campagna elettorale per le regionali e per le nazionali, attorno ai temi che sta portando avanti il Movimento 5 Stelle e attorno al Presidente Conte. Ci aspetta una sfida importantissima, noi per la prima volta stiamo cercando di concretizzare tutta quella rete che c'è stata finora su internet, perché noi siamo sempre stati collegati con il Movimento 5 Stelle attraverso la rete, nasciamo dalla rete, però oggi vogliamo, con un regolamento ben definito, un regolamento che va a estendersi su tutta Italia, quindi lo stesso regolamento per tutti i gruppi, a realizzare quei gruppi territoriali, città per città. E vi posso dire che io ho già fatto moltissime riunioni provinciali, sto completando le riunioni provinciali qui in Sicilia, e partecipano tantissime persone che sono pronte ad attivare questi gruppi e a creare poi all'interno delle città quei rappresentanti cittadini che parlano a nome del Movimento 5 Stelle e fanno azione politica per il Movimento 5 Stelle, città per città, indipendentemente dai portavoce. Cioè, noi finora il Movimento 5 Stelle dava il simbolo ai portavoce, oggi invece il Movimento 5 Stelle vuole riconoscere quei tantissimi cittadini che vogliono far politica e che si rivedono nei temi e nelle visioni del Movimento 5 Stelle. Di Paola, l'obiettivo per il momento sono le elezioni amministrative della prossima primavera. Nei giorni scorsi avete avuto anche un incontro a Catania, ma pure a Siracusa, dove si voterà nella prossima primavera. C'è questa scadenza che vi vedrà ovviamente impegnati. L'obiettivo nostro è quello di battere il modello delle destre, che in questo momento stanno governando le regioni. Io ricordo che la maggior parte delle regioni è governata dal centrodestra, e c'è la forte possibilità che possano andare a governare anche le città siciliane, e lo abbiamo visto tutti qual è la più grossa problematica delle destre: si disinteressano completamente delle disuguaglianze che in questo momento ci sono all'interno delle nostre città, all'interno della Sicilia. Allora il nostro obiettivo è quello di aprire a tutte quelle forze progressiste, aprire in poco tempo, perché noi vogliamo organizzare dei tavoli soprattutto nelle città più importanti dove si va al voto: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Ma vogliamo chiudere nel più breve tempo possibile. Cioè, noi vorremmo che la squadra delle varie amministrative, dei vari comuni che andranno a voto, sia pronta già a febbraio, perché dobbiamo scendere nelle città, nei quartieri, parlando con tutti i cittadini, per spiegare qual è la nostra visione e creare un'alternativa valida ai governi di destra. Gerry, come giudichi questa mutazione del Movimento 5 Stelle, partito dalla rete e adesso che guarda con maggiore attenzione all'incontro, ai territori, alla partecipazione proprio per le strade delle città? Una mutazione necessaria, se consideri che il Movimento 5 Stelle, nato dalla rete e poi arrivato al governo nazionale, ha preso diversi comuni, adesso era necessario, insomma, che ci fosse questa evoluzione, un'evoluzione che è arrivata soprattutto anche con Giuseppe Conte. Si vivono di più le periferie, questo, diciamo, ha dato quello scatto in più al Movimento 5 Stelle, che adesso può a pieno titolo essere considerato il leader di quello che sarà il prossimo fronte progressista. Un fronte progressista che era nato per le regionali assieme al Partito Democratico, poi sappiamo tutti, insomma, come è andata. Io vorrei chiedere a questo punto all'onorevole Nuccio Di Paola quale sarà il rapporto eventualmente di questo nuovo fronte progressista con il Movimento 5 Stelle in testa, con il Partito Democratico. Di Paola, si riprenderà questa tortuosa strada interrotta bruscamente dopo le primarie? Ma guarda, noi lo possiamo vedere anche in base a quello che sta succedendo per le elezioni regionali del Lazio e della Lombardia. I nostri temi, il nostro programma è ben chiaro.
Cioè, quando noi diciamo che siamo contro, anzi, non siamo favorevoli agli inceneritori, perché poi questo discorso del contro, del no, ci giocano sempre, sempre in molti, ma noi abbiamo un'altra soluzione per la gestione dei rifiuti e per chiudere il ciclo dei rifiuti. E noi questa cosa la portiamo avanti in Sicilia, la portiamo avanti nel Lazio, la portiamo avanti in Lombardia. Il Partito Democratico invece, io so che adesso c'è un travaglio perché adesso loro stanno facendo il percorso del congresso, quindi non voglio entrare all'interno delle dinamiche del Partito Democratico, non porta avanti lo stesso modo di pensare nelle varie regioni, quindi non c'è un unico modo di vedere la visione del futuro. E questo, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è come dire, un qualcosa che vede il Partito Democratico più vicino ad Azione Calenda, che ha un altro modo di vivere la politica e di pensare la politica, che al Movimento 5 Stelle. Però ripeto, noi comunque ci proponiamo come nodo centrale, ascolteremo anche il Partito Democratico per le amministrative del 2023 e vedremo anche con loro di poter far sintesi. Per le regionali questa sintesi non c'è stata, per le note vicende anche che sono accadute a livello nazionale, ma da parte nostra ci sarà sempre la massima volontà di aggregare per non lasciare governare il centrodestra o le destre che in questo momento, ripeto, non stanno guardando minimamente alla povertà energetica, alla povertà economica e alla povertà sociale che sta attraversando in questo momento la nostra società. Di Paola, quali sono le altre forze politiche a cui potreste rivolgervi? Penso ai deputati di De Luca, ormai rappresentano una realtà anche consolidata, hanno anche esponenti eletti al Parlamento e al Senato? Ma guarda, io su questo ti faccio anche una battuta. Come vicepresidente vicario sono stato votato sia dal Partito Democratico sia dai deputati dei due contenitori di De Luca, ma anche da una parte del centrodestra, Malpancisti o comunque chi ha apprezzato la mia azione politica all'interno, diciamo, della passata legislatura. Noi dialoghiamo, vogliamo essere centrali a questo dialogo. Ovvio che poi il dialogo si fa sui temi, quindi poi lo stesso Cateno De Luca dirò se lui è favorevole o meno alla realizzazione di due mega inceneritori privati, perché io questo lo ricordo, che i due inceneritori saranno gestiti da privati, oppure se ha un modello diverso per la gestione dei rifiuti, ha un modello che pensa all'economia circolare, ha un modello che vede finalmente abbassare la tassa dei rifiuti ai cittadini, perché poi di questo dobbiamo parlare, e non del business sui rifiuti. O sulla sicurezza, penso ad esempio a Catania, secondo me la sicurezza deve essere fortemente aumentata. C'è un grande bisogno da parte dei cittadini di un controllo maggiore del territorio da parte dello Stato, da parte delle autorità. Ecco, se la visione è comune, noi siamo disponibili ad un dialogo, ovviamente sulle tematiche, e poi si cercherà di fare sintesi in maniera molto ragionevole. Dicevamo della riorganizzazione del Movimento 5 Stelle nei territori. Gerry, a Gela, dove l'onorevole Di Paola ha la sua base, ecco, come procede l'organizzazione, la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle? Il collega Gerry Italia è un giornalista di Telegela e del quotidiano di Gela. Il Movimento 5 Stelle di Gela, insomma, ha vissuto un momento di assestamento. Ricordiamo che le ultime elezioni amministrative, non queste del 2019, ma quelle precedenti, aveva stravinto con il sindaco Domenico Messinese, sindaco che dopo pochi mesi è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle ha pagato quel momento. L'esperienza messinese, tra l'altro, si chiuse con una sfiducia anticipata al sindaco, quindi la fine anticipata dell'amministrazione messinese. Un Movimento 5 Stelle che da quel momento poi ha cominciato la sua crescita esponenziale. Abbiamo, oltre naturalmente a Nuccio Di Paola, che oggi è anche vicepresidente dell'ARS, due senatori che sono Chetti Damante e Pietro Lorefice, e soprattutto c'è una base che si sta rinnovando. Del vecchio, diciamo, nucleo del Movimento 5 Stelle sono rimasti veramente, veramente in pochi. Si sta puntando, insomma, a creare una nuova base sul territorio. Torniamo a parlare di amministrative. Ecco, tra le grandi città c'è Catania, sicuramente la più grande città al voto in Sicilia.
Il Movimento 5 Stelle, dicevamo nei giorni scorsi, ha tenuto un incontro. Non è ancora emerso il nome del candidato sindaco, anche se sono diversi i nomi che circolano. Si parla dell'ex ministro Catalfo, ma anche dell'ex sottosegretario Cancellieri. Allora, guarda, noi abbiamo fatto nomi per un motivo essenziale. Se vogliamo provare a fare una coalizione, quindi se vogliamo aggregare più forze, se noi arriviamo al tavolo già con il candidato a sindaco, ovvio che mettiamo anche in difficoltà la costruzione di questa coalizione. Noi abbiamo presentato una squadra. Noi abbiamo varie personalità all'interno del Movimento 5 Stelle Catania che hanno avuto anche dei ruoli importanti all'interno delle istituzioni e che si stanno mettendo a disposizione. Questo è qualcosa di importante, si stanno mettendo a disposizione per fare squadra, non imponendo la propria volontà di fare il candidato a sindaco piuttosto che qualche altro ruolo. Quindi noi ci stiamo mettendo a disposizione con i nostri temi, con la visione del Movimento 5 Stelle, la vogliamo mettere a fattor comune e poi insieme vogliamo far sintesi. Quindi il primo messaggio che abbiamo voluto lanciare è che ai partiti o ai contenitori o alle liste civiche che si vogliono avvicinare al Movimento 5 Stelle, non venite col candidato a sindaco già preimpostato. Cioè la sintesi deve essere, si deve arrivare ad una sintesi con tutti gli attori presenti a quel tavolo e che soprattutto portino avanti una squadra. Perché poi, e diceva bene anche Gerry Italia, i comuni vanno amministrati. E per amministrare un comune non è solo il sindaco che va ad amministrare quel comune, ma è una squadra di attori che poi devono portare avanti i vari settori, i vari dipartimenti che ci sono all'interno dei comuni. Io ricordo sempre che la maggior parte dei comuni hanno pochi dipendenti, ci sono pochi tecnici, quindi è difficile fare progetti poi per portare avanti anche i fondi che arrivano dall'Europa, che arrivano dal PNRR, che arrivano dallo Stato. Allora ci vuole una squadra ben rodata e amalgamata. Ecco, noi puntiamo a questo, perché vogliamo far passare il messaggio ai cittadini catanesi che non si Catania ha avuto dei periodi di grande splendore, deve ritornare a quei periodi di grande splendore e sicuramente il progetto deve essere alternativo all'amministrazione uscente che con Pogliese, col sindaco Pogliese, abbiamo visto che ha riportato Catania, a mio modo di vedere, indietro di almeno 30 anni, dico girando per le vie della città, lo si può toccare con mano. Nel caso di Cancellieri potreste proporre una deroga al vincolo del secondo mandato e soprattutto il nome del candidato quando si conoscerà? Allora io ti dico questo, Cancellieri, ma così come Nunzia Catalfo, ma così come tanti altri nostri ex deputati che hanno completato i due mandati del Movimento 5 Stelle, sono persone di grandissima esperienza e di grandissimo acume anche politico che man mano hanno maturato in questi anni. Però noi abbiamo sempre detto e ne abbiamo discusso col Presidente Conte, siamo stati abbastanza chiari. La regola del Movimento 5 Stelle in questo momento vale per tutti, indipendentemente da Nunzia Catalfo, da Giancarlo Cancellieri o da qualche altro possibile candidato fuori anche dalla regione siciliana. La regola dei due mandati è valida, però io sono convinto che al di là del profilo poi del candidato a sindaco piuttosto che del candidato a presidente, ci si può mettere a dare disponibilità a fare squadra e ad avere anche ruoli importanti all'interno di quella squadra. Quindi noi in questo momento stiamo andando avanti su questo percorso. Ovviamente io capisco le ambizioni dei singoli, però qui c'è un'ambizione più nell'andare a governare la città. Quindi la regola dei due mandati al momento è valida e andremo avanti con questa regola e sicuramente non faremo escamotage, quindi magari vie diverse per una candidatura in lista civica poi appoggiata al Movimento 5 Stelle. Di Paola, parliamo adesso di politica regionale. Il nuovo Parlamento si è insediato da pochi mesi. Ci si aspettava l'approvazione della finanziaria, così come aveva detto il governo Schifani, entro i termini. Approvazione della finanziaria che non c'è stata. Come siete stati particolarmente duri nei confronti del governo in questo tema? Purtroppo i siciliani hanno scelto la continuità. Di fatto noi nella passata legislatura col governo Musumeci abbiamo fatto 5 anni di esercizi provvisori con grandissime difficoltà, perché io ricordo sempre che un esercizio provvisorio provoca difficoltà a tutte le categorie siciliane, non riesce a dare sviluppo alla Sicilia, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Cosa ha fatto il governo Schifani? A un certo punto a livello mediatico ha detto ovunque che non doveva esserci l'esercizio provvisorio e quindi si doveva approvare questa finanziaria entro il 31 dicembre. Così non è stato, noi l'avevamo già annunciato in precedenza, anche perché i conti della regione in questo momento non sono in ordine,
tant'è che noi abbiamo, io ricordo sempre, questo disavanzo enorme fatto dai governi precedenti che dobbiamo risanare nel corso degli anni. Ci è venuto in aiuto allo Stato, il Presidente Schifani diceva che doveva ottenere 600 milioni di euro, ne ha ottenuti solamente 200, quindi ha ottenuto solamente 200 milioni di euro a fronte di 600 milioni di euro che aveva annunciato in precedenza. Come bilancio abbiamo grossissime difficoltà, andremo nuovamente in esercizio provvisorio per 2 mesi, la Corte dei Conti ci sta lì alle costole, sta alle costole del governo regionale, perché è ovvio che noi stiamo danneggiando le future generazioni, le stiamo danneggiando fortemente. Noi stiamo facendo un'azione ben precisa a livello politico dentro l'Assemblea regionale siciliana, nel ruolo dell'opposizione, stiamo dicendo le cose come stanno. Cioè noi stiamo dicendo al governo regionale, guarda, è inutile che tu fai gli annunci, cerchiamo di sistemare i conti della regione, ma cerchiamo di sistemarli in maniera tale che ci possano essere delle prospettive concrete per i siciliani e non come è stato fatto nei passati 5 anni, che si sono fatti gli annunci. Io penso alla finanziaria Covid, non so se chi ci sta ascoltando se la ricorderà, dove c'erano milioni e milioni di euro. Ebbene, oggi la maggior parte di quei milioni di euro e la maggior parte di quelle misure in finanziaria Covid non sono state attuate. Noi stiamo riprogrammando quei fondi che sono stati stanziati in quegli anni, nelle finanziarie, negli annunci che furono fatti dai vari assessori, dal presidente stesso Musumeci, perché non sono poi quei fondi, quelle norme, perché poi è una norma quando entra in finanziaria, non sono state attuate, non sono state spese. E quindi noi oggi stiamo cercando di parlare di concretezza, parlare e anche fare norme concrete che poi possono essere attuate. Gerry, che opposizione sta facendo il Movimento 5 Stelle all'attuale governo regionale? Ma di opposizione in realtà per adesso ne abbiamo vista pochina, anche perché abbiamo visto poca politica dall'insediamento di questo governo regionale. E credo che ancora si stiano prendendo le misure. È chiaro che la situazione economico-finanziaria del governo non aiuta sicuramente, la discussione della finanziaria non aiuta sicuramente, e tra l'altro c'è un problema che si sta estendendo un po' anche su tutti i comuni. Magari più in là ne parleremo, perché vorrei chiedere all'onorevole Di Paola novità su quello che sta succedendo riguardo ai tantissimi comuni che hanno verso il dissesto finanziario, e ne parleremo magari dopo. Nel frattempo ti posso dire, insomma, che al momento, diciamo, non c'è una opposizione così violenta o virulenta come si pensa. Ecco, onorevole Di Paola, il suo collega Cateno De Luca nei giorni scorsi da quella stessa poltrona ha detto l'opposizione la stiamo facendo soltanto noi, il Movimento 5 Stelle e PD stanno avendo un atteggiamento soft nei confronti del governo Schifani. Ma guarda, su Cateno De Luca, dico sul collega Cateno De Luca, spesso racconta una cosa davanti alle TV e poi ne fa altre nelle commissioni e in aula. Dico l'opposizione, e dico e su questo i cittadini penso che hanno preso contezza durante questi anni, l'opposizione non si fa solo quando si interviene dallo scranno per magari poi fare il comunicato stampa o fare il video su Facebook. Noi siamo, tra l'altro con i social, noi siamo stati precursori. L'opposizione si fa in tantissimi altri modi, che non è soltanto la mediaticità, ma il fatto che poi bisogna portare risposte concrete ai cittadini. A me non interessa fare il video su Facebook piuttosto che il post, sono bravissimo anch'io a fare questo, e siamo bravissimi anche noi del Movimento 5 Stelle. Oggi noi stiamo facendo un passo, come dire, un passo avanti rispetto agli anni passati. Probabilmente Cateno De Luca, io l'ho detto pure in campagna elettorale, e con lui comunque ciò un buon dialogo, guarda a quello che faceva il Movimento 5 Stelle nel 2012, nel 2013, 14 e 15. Oggi i cittadini chiedono di più, oggi i cittadini che stanno vivendo dei disagi enormi, io l'ho detto poco fa, economici, sociali, c'è anche la povertà energetica, la gente non riesce più ad accendere i termosifoni o non li accende perché la bolletta arriva, diciamo, con costi smisurati, ma lo stesso costo della benzina che aumenta in maniera vertiginosa. Oggi la gente, anche all'opposizione, chiede risultati tangibili, risultati concreti, e non chiede solo ed esclusivamente il post su Facebook. Non lavoro per slogan, perché a me non piace dire al solito la banda Bassotti, gli slogan sono belli, però poi serve concretezza. Noi stiamo cercando di incanalare una visione concreta, e lo dimostra il fatto che nel corso degli anni, anche da opposizione,
abbiamo concretizzato i nostri programmi e le nostre tematiche. Condivide quanto detto dal collega Italia, poca opposizione perché c'è stata poca politica? Ma dico, oggi l'opposizione se la fa all'interno del governo regionale, cioè se dopo nemmeno 2 mesi, e penso diciamo che l'affare del Festival di Cannes l'abbiamo seguito un po' tutti, nel frattempo che Fratelli d'Italia a livello nazionale non concretizza quello che ha detto la Meloni quando era all'opposizione, a proposito di opposizione che fa solo propaganda. Io ricordo che la Meloni faceva dei video sul fatto che doveva tagliare le accise quando era all'opposizione. Oggi invece non proroga la scontistica, i prezzi della benzina, del gasolio stanno aumentando, e cosa fa lo stesso Fratelli d'Italia qui in Sicilia? Ma credo che sia una cosa estesa, ora io sono convinto che questa inchiesta partirà anche nelle altre regioni, e cosa fa qui in Sicilia? Spende circa 4 milioni di euro per partecipare al festival di Cannes. Lo stesso Schifani dice, ah, io non me ne ero accorto, adesso vediamo, guardo le carte, eccetera, eccetera. Quindi il governo regionale, che è partito ancora da quando? Da 60 giorni, da pochi mesi, cioè sono loro stessi che in questo momento hanno delle difficoltà enormi. Quindi noi come opposizione in questo momento stiamo cercando di salvare il salvabile, perché poi la gente ci dice, al di là di tutto quello che sta succedendo, e c'è un'indagine della Corte dei Conti, della Procura, la Guardia di Finanza pure sta cercando di acquisire le carte, c'è la gente che non riesce a ricevere lo stipendio. Noi siamo in esercizio provvisorio e forse posso dire che è il Movimento 5 Stelle che sta spingendo affinché gli atti del bilancio possano essere prodotti il prima possibile. Perché io ricordo quest'ultima cosa. Noi in questo momento non stiamo assumendo chi ha vinto il concorso per i centri per l'impiego perché ancora non abbiamo approvato le carte contabili in regione. E questo succede solo in Sicilia, cioè è una cosa paradossale. Quindi al di là dell'opposizione che si fa per fare il video sui social, oggi, ripeto, i siciliani hanno un forte bisogno, e se si va nei quartieri, i cittadini, parlando con i cittadini, lo si avverte, hanno un forte bisogno di risposte concrete. Jerry, l'onorevole Di Paolo ha più volte citato i quartieri, ecco, i detrattori del Movimento 5 Stelle li accusano, ecco, di rivolgersi in particolar modo ai ceti più bassi, ecco, il reddito di cittadinanza è stato anche utilizzato in campagna elettorale più volte per attaccarli. L'abolizione del reddito di cittadinanza da parte del governo, o la rimodulazione, così come lo ha definito il presidente Meloni, pensi che possa in qualche modo agevolare l'azione del Movimento 5 Stelle, spingere un'ulteriore crescita del partito di Grillo? Al Movimento 5 Stelle va riconosciuta una cosa, quella di essere riuscito a ritornare nelle piazze, nei quartieri e nelle periferie, cosa che la politica aveva dimenticato da un bel po' di tempo. E non condivido parecchio l'analisi di chi dice che si sta, diciamo, fomentando, si stanno fomentando i ceti più deboli per averne diciamo, un ricavo elettorale. In realtà la questione del reddito di cittadinanza, secondo me, è una questione di grandissima civiltà, e la politica da questa misura è spaventata. Io penso che invece il Movimento 5 Stelle abbia trovato la chiave giusta per arrivare a parlare alla gente, a quella gente che purtroppo per moltissimi anni, di cui la politica si era dimenticata per moltissimi anni. Ecco, una norma, una legge che poteva essere migliorata piuttosto che abolita. Ma allora, noi abbiamo sempre detto che deve essere migliorata, però analizziamo il nostro caso, il caso della Sicilia. Noi abbiamo circa 600.000 siciliani che percepiscono, o che hanno percepito, che stanno percependo, il reddito di cittadinanza. Fratelli d'Italia, la destra, la Meloni cosa dice? Noi togliamo il reddito di cittadinanza perché vogliamo creare lavoro. Ma il lavoro non è che si crea dall'oggi al domani. Noi rischiamo di buttare 600.000 persone che, io ripeto, hanno speso in Sicilia 1 miliardo di euro, e lo dicono anche i documenti finanziari che sono stati fatti negli ultimi anni dal governo di centrodestra, dal governo Musumeci, hanno speso 1 miliardo di euro in Sicilia. Quindi i percettori di cittadinanza spendono 1 miliardo di euro in Sicilia, quindi incidono anche sul prodotto interno lordo, comprano medicine, comprano alimentari, comprano vestiti, cioè abbiamo dato dignità a 600.000 persone che vivono ai margini della società. Oggi a quelle 600.000 persone, che attenzione, in queste 600.000 persone ci saranno sicuramente i furbetti, come in tutte le misure che danno dignità agli italiani, a queste 600.000 persone noi stiamo dicendo, noi questo reddito di cittadinanza, questa misura, siccome l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, e quindi c'è un discorso di battaglia politica nei confronti del Movimento 5 Stelle, la tagliamo senza che ancora si è creato lavoro. In Sicilia il lavoro ad oggi scarseggia enormemente.
Noi abbiamo fatto misure, attenzione, le politiche attive del lavoro, perché io ci tengo, perché qualcuno può dire, ma perché il governo Conte non ha creato il lavoro in Sicilia e non ha fatto, diciamo, tutte quelle misure per rilanciare il lavoro in Sicilia? Noi col super bonus abbiamo, come dire, fatto sicuramente una misura che ha dato linfa alla nostra economia, ma tutte le politiche attive del lavoro sono di responsabilità e competenza, io questa cosa ci tengo sempre a sottolinearla, delle regioni. Quindi dovevano essere governi di Musumeci e oggi il governo di Schifani a creare tutte quelle condizioni affinché il lavoro possa essere creato, possa essere sviluppato qui in Sicilia. Ma i numeri però parlano d'altro. Qui il lavoro non viene creato, anzi noi perdiamo mese per mese siciliani che vanno via dalla Sicilia. Noi i giovani che formiamo, che dovrebbero essere poi quelli che creano il lavoro, vanno via dalla regione siciliana. Noi stiamo diminuendo per popolazione, siamo sotto i 5 milioni di abitanti e i numeri parlano, le carte parlano e le previsioni di numeri che andranno continuamente a scendere. Ora, togliere la cittadinanza è al momento pura follia e noi in questo momento stiamo facendo di tutto per cercare di preservare questa misura e per dar voce a tutti quei siciliani che oggi sono preoccupati. Noi non stiamo fomentando nessuno, noi stiamo andando in giro nei quartieri ad ascoltare la loro voce perché sono fortemente preoccupati ed incanalare la loro preoccupazione all'interno delle istituzioni. Gerry, i percettori del reddito di cittadinanza potrebbero essere strutturati meglio anche nei comuni? Mi ricollego alla domanda che volevi porre all'onorevole Di Paola. Assolutamente sì, sarebbe forse l'ideale, insomma, anche perché parecchi percettori di reddito di cittadinanza chiedono di poter lavorare. Molti comuni l'hanno fatto, di poter utilizzare, diciamo, per i lavori socialmente utili i percettori di reddito di cittadinanza. Sono tantissimi purtroppo ancora i comuni che non lo fanno, anche per questioni economiche. Proprio per questo voglio tornare alla domanda iniziale. Su 390 comuni in Sicilia, oggi 300 non hanno il bilancio consuntivo. 48 comuni sono in dissesto o escono al dissesto, e Catania è un comune che sta uscendo recentemente dal dissesto. 45 comuni sono col piano di riequilibrio, quindi col predissesto. Gela, purtroppo, l'onorevole Di Paola lo sa benissimo, sta vivendo una situazione del genere, probabilmente ad aprile dovrà dichiarare dissesto se non si interverrà in qualche modo. Il sindaco ha chiesto una legge ad hoc al Parlamento siciliano, cioè l'utilizzo delle royalties per poter, diciamo, ripianare i debiti, quindi la modifica di destinazione d'uso delle royalties estrattive petrolifere. So che è in discussione questa misura, allora sono due le domande in realtà. A che punto è possibile che possa verificarsi questa modifica, questa deroga all'utilizzo delle royalties? E la domanda, insomma, più interessante credo che sia invece ma è giusto modificare la destinazione d'uso delle royalties che vengono destinate per risanare in maniera ambientale, dal punto di vista sociale, un territorio per poter, diciamo, tappare i buchi di bilancio? Che messaggio si dà? Un messaggio sbagliato. In un minuto, onorevole Di Paola, siamo in conclusione. I comuni sono lo specchio della realtà che stiamo vivendo. La gente, perché i comuni vanno in dissesto e perché i comuni sono in difficoltà? La gente non riesce a pagare pure le tasse. La tassa sui rifiuti non viene più pagata purtroppo dalla maggior parte dei cittadini, e i comuni non riescono poi a recuperare il credito che possono vantare nei confronti del cittadino stesso. I comuni sono in grandissima difficoltà. Oggi noi possiamo lavorare su due strade. La prima è quella di aumentare il trasferimento dei fondi dalla regione ai comuni. Noi questa cosa la porteremo anche in finanziaria per cercare di aumentare i trasferimenti dei fondi che arrivano ai comuni. E dopodiché, diceva bene Gerry, ci sono alcuni comuni, come il comune di Gela, che stanno vivendo delle grandissime difficoltà economiche. Sono comuni che però percepiscono le royalties che è lo stesso Movimento 5 Stelle che ha imposto che potessero essere utilizzate all'interno dei comuni per investimenti. Però dico, è paradossale che poi un comune che magari ha in cassa dei fondi vada in dissesto. Allora stiamo cercando di confezionare una norma che permette l'utilizzo temporaneo di quelle tasse, di quelle entrate che ha il comune nei confronti di queste multinazionali che vanno a fare delle estrazioni, dei lavori all'interno del nostro territorio, per evitare che quel comune vada in dissesto. Ovviamente è un periodo temporaneo e non un periodo a lunga durata. Mi dispiace che le passate amministrazioni, o comunque chi ha amministrato le città come Gela, ma posso pensare anche ad altre città, perché non è solo Gela che
percepisce le royalties, non hanno negli anni strutturato un bilancio ed un'azione economica volta ad utilizzare questi fondi solo ed esclusivamente per investimenti. Su questo ci sarà, secondo me, moltissimo da lavorare, però è sicuramente, e penso, diciamo, su questo siamo tutti sulla stessa linea, è irragionevole mandare un comune in dissesto, perché creerebbe dei danni enormi. Abbiamo terminato, grazie all'onorevole Nuccio Di Paola, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e referente nell'isola del Movimento 5 Stelle, grazie al collega Gerry Italia collegato con noi, grazie a chi ci ha seguito da casa, appuntamento con nuovi ospiti alla prossima puntata.